Poco prima del concerto siamo a Roma al Teatro Ghione per ascoltare Oscar Prudente. Franco Fasano, allora intanto io ti ritrovo dopo un bel po' di tempo, ma il piacere di incontrarti è sempre grandissimo. Tu che di canzoni, insomma, te ne intendi e non poco. Beh, il piacere è tutto mio, come si usa dire. Beh, innanzitutto sono qui proprio perché per festeggiare, insomma, questa longeva carriera di Oscar, innanzitutto perché è come me ligure, perché noi siamo, insomma, abbiamo questo privilegio di essere nati e in parte cresciuti in un angolo di paradiso che è la Liguria. Poi il destino inconsapevolmente mi ha proiettato su Roma. In questi anni, pur continuando insomma le mie attività di autore, di produttore, anche di interprete, mi ha portato a venire molto spesso qui a Roma, e quando ho saputo che Oscar presentava questa sua festa delle sue canzoni, mi sono dato disponibile per venire a trovarlo, e poi in questi anni ci siamo anche visti più volte, perché Oscar, oltre a essere un autore di quelli che ha lasciato il segno più di una volta con le sue canzoni, è anche uno dei validi rappresentanti di noi autori all'interno della SIAE, e quindi spesso viene a Roma anche lui, e quando mi ha detto che sarebbe venuto a Roma ho detto: ma c'è qualche riunione della SIAE? No, faccio proprio un concerto al Ghione, e allora ho detto vengo. Senti Franco, mi viene spontaneo domandarti, tra i tanti successi che ascolteremo questa sera, uno in particolare al quale ti senti legato e il perché, se c'è un ricordo speciale, insomma. Ma io, dal punto di vista del ricordo, sono sicuramente legato a Jesael, perché Jesael era una di quelle canzoni che, quando andò al Festival di Sanremo, io ero veramente poco più di un bambino, ma appena ho cominciato a mettere su la mia prima band, La Bella Età, era una di quelle canzoni molto coinvolgente, e soprattutto con gli stranieri, quando la cantavamo nei caffè concerti, era una di quelle che aveva più successo. Poi però ho scoperto, parlando con Oscar, di tante sfumature, no? Di come sono nate le canzoni, di come mai queste canzoni poi sono finite a quell'artista piuttosto che all'altra, e insomma, credo Pensiero Stupendo, una canzone anche, come faccio a non avere nella memoria quella canzone, anche se devo dire che una canzone che ho apprezzato moltissimo di Oscar è una canzone che parla dell'Africa e che cantava lui, e oltre che l'Aurora che aveva scritto con Fossati, insomma è un mondo che mi ha sempre affascinato, perché profuma un po' di Battisti e in qualche maniera anche di quella scuola genovese a cui io sono molto legato, non tanto per il fatto che io sia nato in Liguria, ma perché autori come Bruno Lauzi, De André, Tenco stesso hanno sicuramente segnato almeno parte del mio gusto musicale, ecco. Senti Franco, poi ti lascio andare perché vedo, insomma, che gli amici continuano a salutarti, e poi peraltro, insomma, dovrai anche salutare Oscar, e l'ultima cosa che ti chiedo è: parlami di te, perché io, bella signora, so che tra voi amici della musica, amanti del buon sentire, perché la musica è un qualcosa che ci regala grandi emozioni, resta un legame forte. Tu hai al tuo attivo tantissimi successi, però parlami di te, voglio chiederti anche tu qual è il tuo più grande successo, al quale però sei legato per un motivo particolare. Ma guarda, è difficile, perché secondo me le canzoni è come se io avessi cantato sempre la stessa canzone, che a seconda dell'età in cui l'ho scritta o l'ho cantata ha preso un titolo diverso, quindi faccio fatica a dirtene una. So che Oscar è molto affezionato a una canzone che lanciò Fausto Leali a un Sanremo e che poi riprese Bocelli qualche anno fa, che è Mi manchi, e devo dire che quella è una canzone magica, perché acquista un suo significato ogni volta diverso in ogni luogo dove io canto quella canzone, e quindi direi questa. Bene, hai capito? Bene, questa sera. Grazie Franco, grazie. Gentilissimo, grazie.